In Toscana c'è stata anche polemica, stamattina si è aperta l'Earth Technology Expo, siamo alla Fortezza d'Abbasso, cioè la tecnologia a servizio proprio di tutto quello che ci può servire, in questo caso anche l'allerta meteo, ma andiamo da Chiara Valentini che stamattina ha incontrato proprio Fabrizio Curcio che è il capo Dipartimento della Protezione Civile. Buongiorno Chiara. Sì, buongiorno Teresa, buongiorno a tutti. Caso ha voluto che in questi giorni a Firenze si tengano diversi convegni che parlano proprio di cambiamento climatico, di come prevenire soprattutto i disastri che, lo sappiamo, insomma, ci sono stati anche recentemente in Toscana. È in corso anche un convegno sulle frane fino a venerdì, ma appunto, come dicevi, questa mattina si è aperta alla Fortezza d'Abbasso la terza edizione di Earth Technology Expo, durerà fino a sabato, molte soprattutto le scolaresche stamani, perché ci sono vari enti che presentano come, diciamo, si può prevenire, ma soprattutto come ci si deve comportare in caso di eventi estremi. Era presente l'agenzia aerospaziale, si è parlato molto di tecnologie anche futuristiche e anche di comportamenti, insomma, che dobbiamo ormai tutti imparare ad avere, ma era presente in forze anche la protezione civile, sia con uno stand che si chiama Io non rischio, che è una sorta di pamphlet che viene dato anche nelle scuole, poi esperienze che vengono fatte fare agli studenti per capire appunto come comportarsi in caso di terremoti, alluvioni, incendi. E poi c'è un grande stand all'Earth Expo anche della IT Alert. I toscani se la ricorderanno bene, l'allarme che arrivava sul telefono, perché siamo stati la prima regione a sperimentare proprio questa allerta, che assolutamente, lo ricordiamo, è un'allerta che arriva sul telefono, non è una app da scaricare. Questo lo sottolineiamo perché nelle settimane scorse, nei mesi scorsi è uscita anche questa notizia, ma se vi chiedono di scaricare un'app che si chiama IT Alert è senz'altro una truffa. Noi abbiamo rivolto al capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio la domanda che ha suscitato, anche è stata il tema di molte polemiche sui social nei giorni immediatamente successivi, ma ancora oggi, all'alluvione del 2 novembre. Perché non è scattata l'allerta? Sostanzialmente l'allarme che abbiamo ricevuto nei telefoni toscani, e poi ci sono state sperimentazioni anche nelle altre regioni, questo era solamente una prova, una sperimentazione, l'allerta proprio ancora non c'è. Sentiamo allora subito le parole del capo della Protezione Civile Nazionale. Non ha funzionato perché non c'è, nel senso che è ancora in fase sperimentale, quindi non può aver funzionato perché esattamente non è ancora operativo. Guardate, il sistema è un sistema molto potente perché arriverà, quando sarà operativo, nella vita delle persone tramite una comunicazione, ma io vorrei evidenziare la delicatezza di questo strumento, l'importanza e la serietà col quale poi noi dobbiamo, come sistema di protezione civile, proporla al cittadino nel momento in cui siamo sicuri che il sistema sia performante, che sia utilizzabile. Quindi c'è un tema di tecnologia, i test che abbiamo fatto in Toscana ma anche in tutte le altre 21 realtà, le 20 regioni e 2 province autonome, le abbiamo fatte proprio per provare la tecnologia, cioè parte il messaggio, arriva. Dopodiché c'è il tema delle procedure, c'è il tema della sicurezza cibernetica, c'è il tema della comunicazione al cittadino una volta che riceve il messaggio, c'è il tema molto tecnico che stiamo affrontando con le compagnie telefoniche, se tutte le aree sono coperte e in che misura, c'è il tema di cosa il cittadino fa e cosa deve sapere una volta che riceve il messaggio. Quindi è un percorso sul quale ci stiamo concentrando molto. Allora, è previsto che entri, come dire, in funzione in febbraio, ma ripeto, il fatto che entri in funzione avverrà solo a valle di una serie di valutazioni tecniche e poi ovviamente anche di natura più gestionale, che stiamo programmando anche con i soggetti che sono poi titolari di questa attività, cioè non solo il Dipartimento di Protezione Civile, ma le regioni, i comuni. I cittadini del Pratese, del Pistoiese, della Piana avrebbero ricevuto un'allerta? Guardi, questo dipende, perché il tema è proprio quello. Il sistema, come dire,
quando sarà operativo avvertirà del fenomeno, ma non dell'impatto, perché noi non abbiamo la possibilità di avere qui in quei tempi l'impatto, ma il fenomeno. Parliamo ancora dell'alluvione, perché stamattina Stefano Massini e Piero Pelù hanno presentato il concerto che hanno organizzato per raccogliere i fondi. Non sono però mancate anche le polemiche. Tra l'altro Stefano Massini l'abbiamo visto proprio spalare il fango a Campi Bisenzio e l'ha seguito sempre per noi Chiara Valentini, vero Chiara? Sì, esatto, noi lo vedete, siamo qui, c'è l'Arno alle mie spalle, ma ci siamo messi proprio accanto al Tuscany Hall, è qui che ci troviamo perché sta terminando proprio in questi minuti la conferenza stampa di Massini e Pelù per presentare questo grande evento che, lo sottolineo subito perché loro ce l'hanno sottolineato più e più volte, è solamente l'inizio di una serie di iniziative di raccolte fondi che stanno lanciando. Come dicevi, Massini a Campi Bisenzio ci è cresciuto e ci abita, Piero Pelù è fiorentino e dai primi giorni si sono messi le galosce e hanno cominciato a spalare anche per aiutare la popolazione di Campi, ma a questo evento hanno raccolto anche la partecipazione di Fiorella Mannoia. Saranno loro tre i cerimonieri di questo concerto che si terrà proprio qui al Tuscany Hall il 3 gennaio e non è un caso l'aver voluto coinvolgere la Mannoia, era proprio per dare un respiro più nazionale a questo evento, per sottolineare il fatto che le parole sono state pronunciate proprio da Massini e Pelù, gli alluvionati, ma anche dalla Mannoia, gli alluvionati della Toscana sono stati praticamente dimenticati. Veniamo a cosa sarà questo evento. Si tratta di un concerto al quale parteciperanno grossi nomi della canzone italiana, o in presenza, è ancora il programma in via di definizione, oppure mandando un video. Sicuramente l'unico nome che ci hanno potuto fare in presenza ci sarà anche Gabbani. Si chiama Toscana in France Ripartiamo e non è un caso di questo Ripartiamo, che contiene anche la desinenza amo, cioè amore, amore per la Toscana, e questo è il messaggio che vogliono mandare. Si diceva uno degli eventi, perché ovviamente il ricavato di questo concerto andrà interamente alle popolazioni alluvionate di tutta la Toscana, non solamente di Campi Bisenzio. I biglietti saranno in vendita a partire da martedì su Ticket One, ma vuole soprattutto, hanno spiegato, essere un allarme per lanciare l'attenzione che deve rimanere alta su questa alluvione anche da parte delle istituzioni dello Stato. Massini ha più volte alzato la voce usando anche parole forti durante la conferenza stampa, ricordando gli 11, ha sottolineato più volte, militari che sono intervenuti a Campi Bisenzio e che dopo 12 giorni praticamente dall'alluvione ancora lì ci sono case coperte di fango. Non solamente di Campi Bisenzio si diceva si tratterà, ma l'obiettivo della raccolta di fondi durante il concerto è quello di arrivare a un 10% di quello che poi verrà raccolto in totale, perché quello che verrà fatto da qui al 3 gennaio sarà stressare e non poco gli imprenditori toscani, ma non solo, affinché donino. Ci saranno proprio degli IBAN messi a disposizione, donino per ripristinare la situazione che c'era prima a Campi. Naturalmente c'è stata un'attenzione particolare per Campi Bisenzio, perché ci saranno anche iniziative che riguarderanno proprio la cittadina della Piana. Ad esempio il 3 dicembre, un mese prima del concerto, Pelù e Massini terranno una lettura di fiabe per bambini, perché la biblioteca Tiziano Terziani di Villa Montalvo, che era proprio a ridosso dell'argine della marina che si è rotto, è andata completamente distrutta. Servono 100.000 euro per realizzare una sorta di biblioteca per bambini provvisoria nel foyer del Teatro Dante, che ha subito 400.000 euro di danni, ma il foyer fortunatamente si è salvato. E allora sempre per tenere alta l'attenzione su questo evento leggeranno le fiabe ai bambini. Poi la COP di Campi Bisenzio, il 25 di novembre ci sarà lì una distribuzione delle decorazioni natalizie, perché in queste montagne di fango che vi abbiamo fatto vedere anche noi praticamente da 10 giorni a questa parte, in cui il colore uniforme azzera tutti i ricordi e li ricopre di una uniforme patina di fango, in realtà non ci sono solo ricordi, ma ad esempio quello che veniva normalmente messo in cantina, le decorazioni natalizie appunto. Io direi di sentire però subito dalla voce dei due principali organizzatori, Massini e Pelù, perché hanno fatto questa scelta. Poi la linea può tornare allo studio.
La prima cosa è chiaramente l'occasione. Questo concerto, questa serata non esisterebbe se non ci fosse una ragione che la porta. Un evento naturale incredibile ha messo in ginocchio moltissimi comuni della Toscana e allora è nata questa idea di una grande serata che non serva soltanto a raccogliere i fondi con i biglietti. Noi ci auguriamo che questa serata, che lanciamo non a caso oggi, serva a raccogliere fondi indipendentemente dal biglietto comprato, ma che ci siano aziende di ogni dove che non hanno subito alluvione, a Milano, a Roma, a Bologna, che decidano di contribuire ai codici IBAN che appunto verranno resi noti e che in parte sono già noti, quelli dei vari comuni, per sostenere la ricostruzione di una cosa incredibile. Ci sono decine di migliaia di famiglie con danni. Tuttora ancora, pensate, tengo insieme a Piero questo a dirlo, oggi questa conferenza si tiene il 15 di novembre, ancora a Campi Bisenzio c'è il fango per strada, quindi ancora c'è il fango. Quindi... Stiamo vivendo ormai un'emergenza continua, ora noi artisti siamo sempre disponibili a rimboccarci le maniche e a mettere in piedi iniziative, ma se non ci sono le istituzioni che sanno prevedere i danni del cambiamento climatico, non saremo assolutamente più sufficienti. Detto questo, noi artisti abbiamo la voglia proprio di stare vicino alle persone, perché le persone sono anche quelle che ci vengono ad abbracciare, ad applaudire, a sorridere durante i nostri spettacoli, quindi evidentemente è più l'artista che ha un contatto reale con le persone che non magari un'istituzione, e questo magari anche su questo le istituzioni si possono interrogare. Parliamo ancora di alluvione, il sindaco risponde al comitato di Acciaiolo, siamo a Fauglia, nel Pisano, che aveva chiesto un incontro con le istituzioni dopo l'esondazione del torrente Conella. Ci racconta tutto Rachele Campi. Il sindaco di Fauglia, Alberto Lenzi, lunedì sera non ha incontrato il Comitato per la Salvaguardia e Tutela di Acciaiolo, un invito che era stato inviato al primo cittadino e ad altri enti per parlare di quanto accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì 2 novembre, quando il torrente Conella è esondato, allagando per 60 centimetri il paese, provocando danni ingenti alle abitazioni e alle attività commerciali. Una condizione già vissuta dai cittadini che dall'89 ad oggi hanno assistito a 5 allagamenti. Colpa di opere che non sono state realizzate, dicono dal comitato, e da una ripulitura del rio inesistente, e annunciano che presenteranno un nuovo esposto alla procura. Chiediamo che venga valutato tutto ciò che è stato fatto e non fatto, dicono, e che si accerti se ci sono delle responsabilità. Lenzi ha spiegato in una lettera i motivi che lo hanno spinto a non partecipare all'assemblea. Serve una data condivisa per fissare un incontro, ha detto, sottolineando che non esiste alcuno scontro tra il comitato e il sindaco. Il comitato, dice, ha tutto il diritto di intraprendere le iniziative che ritiene più opportune. Lenzi ricorda di un sopralluogo effettuato insieme al comitato e al consorzio di bonifica 4 Basso Valdarno, dove furono rilevate problematiche relative al ristagno al di sotto del ponte dovute a problemi di pendenza del letto del fiume, per la cui eliminazione è necessario un intervento estremamente complesso ed oneroso da parte del consorzio. L'amministrazione, prosegue Lenzi, si sta prodigando per attivare tutte le necessarie procedure legate anche ai rimborsi e alla modulistica dedicata, che al momento non è esaustiva. Una volta chiariti questi aspetti, sarà indetta un'assemblea dedicata alla presenza degli enti competenti e tutte le informazioni utili saranno divulgate attraverso i canali ufficiali dell'ente. Siamo a Pistoia, Confcommercio chiede di sospendere subito le scadenze fiscali e contributive. Patrizio Ceccarelli. La mancata sospensione, almeno fino ad oggi, delle scadenze fiscali e contributive a carico delle imprese alluvionate di Pistoia e Prato è un fatto inconcepibile. Aziende che hanno perso tutto e che ancora non sanno se e quando riusciranno a ripartire si trovano in questo modo nella singolare condizione di subire un altro smacco. Serve un provvedimento urgente in questo senso, lo dice Confcommercio Pistoia e Prato, intervenendo a ridosso delle primissime scadenze senza che ancora si intraveda un decreto ad hoc da parte del governo.
Mentre ARERA sospende le richieste relative alle utenze di acqua, luce e gas, sugli altri fronti che impattano in tema di costi di gestione delle aziende tutto tace, prosegue l'Associazione dei Commercianti, aggiungendo che è incomprensibile il fatto che non sia stato inserito in questo provvedimento lo smaltimento rifiuti e che le scadenze tari rimangano intatte. Dopo aver passato giorni interi immersi nell'acqua e nel fango, sottolinea l'associazione, gli imprenditori hanno accatastato enormi cumuli di materiali e prodotti inutilizzabili, un danno gigantesco a cui adesso rischia di aggiungersi la beffa del pagamento di tariffe salate per lo smaltimento. Da qui l'appello al commissario Eugenio Giani, alla Regione e ai comuni di farsi portatori solerti di queste istanze presso il Governo nazionale, perché la situazione, già tremenda, non assuma tinte ancora più problematiche, mentre moltissime attività lavorano senza sosta per tornare ad una difficile normalità, tentando con enorme fatica, conclude Confcommercio, di salvare almeno il Natale. E appartiene, c'è tempo per un'ultima notizia, appartiene a Francesca Antonacci, la donna del 1943, sparita dalla sua abitazione di Novoli la scorsa settimana. Il corpo ritrovato a Firenze, adiacente a binari ferroviari all'altezza di un sottopasso di via Carraia. Siamo a Firenze, la donna sarebbe morta dopo l'urto contro un treno. L'ipotesi è che si possa trattare di un suicidio. La donna infatti aveva lasciato un biglietto prima di far perdere le proprie tracce. La salma è stata riconosciuta dalla figlia, restituita ai familiari. Nelle ricerche dell'ottantenne la scorsa settimana erano stati impiegati anche cani molecolari, purtroppo senza esito. Con il telegiornale mi fermo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio a tutti e arrivederci.